Benvenuti a Leccio, nel comune di Reggello, in uno dei posti più desiderati d'Italia. Tutto qui deve creare la meraviglia, l'aspettativa di andare a visitare poi un castello che lo stesso costruttore definisce un non plus ultra. Non c'è cosa più bella, più meravigliosa di San Mezzano. Questo signore si chiama Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona. Tra il 1850 e il 1890 circa trasforma un immobile che c'era e crea il suo sogno orientale a 30 km da Firenze. San Mezzano è una proprietà privata, è sempre stata una proprietà privata. Nel 91 però la società che gestiva tutto questo è fallita e da allora è iniziato un processo che ancora non ha avuto termine per il suo recupero e la sua valorizzazione. Per alcuni anni è stato possibile visitarlo, ancorché diciamo mancasse la luce, l'acqua. Oggi non è più possibile fare queste visite. L'ultima volta, ottobre 2016, abbiamo ricevuto 16.000 richieste di visita in un minuto. Credo sia un record. Ci chiamavano da tutto il mondo, mi ricordo di una signora che prese l'aereo apposta per venire da Londra, fece la visita e riprese l'aereo per tornare a Londra. Noi abbiamo fatto in modo che tanta gente lo potesse vedere, ma c'è tantissima gente che vorrebbe ancora vederlo. Questo posto ha chiuso a giugno 1991. È un posto sottoposto a tutela e come comitato non ci arrendiamo. Quando era privato, era albergo ristorante, era tenuto perfettamente ed era visitabile. Quindi noi ci vediamo una natura pubblica, ma l'importante è che venga presto salvato e valorizzato. Siamo in Toscana, siamo a Reggello, quello che avete sentito è Massimo Sottani, che è il presidente del comitato che vuole salvare San Mezzano. San Mezzano, lo avete visto, è un gioiello del nostro paese, però purtroppo è in stato di abbandono da tanti anni. Questa è la storia che ci raccontano Patrizia Senatore e Anna Lorena Brindisi nella nostra copertina di oggi. Perché San Mezzano è in questo stato? Perché ha vissuto tante vicissitudini e adesso l'ultima, diciamo, riguarda un fallimento, quindi un rischio eventuale di finire all'asta. Nel frattempo non è visitabile.